Ciao a tutti, come avete visto dalle foto, questa è una finta ferita, un finto dito staccato ed è stata realizzata con prodotti che tutti possono trovare in casa. Se vi interessa, ora seguite il tutorial. Inizialmente metto della colla, oppure se non volete mettere la colla o non ce l'avete, acqua e farina, che fa lo stesso effetto, sul dorso della mano e ci spiaccichiamo un pezzetto di carta, una carta normale di quelle da stampante. Poi lo ricopriamo anche sopra di colla. Ovviamente poi aspetteremo che si asciughi un po'. Poi facciamo questo rigagnolo attorno. Io sto usando acqua e farina, però anche in questo caso ovviamente va bene anche la colla. Poi ribaltiamo il pezzetto di carta che si è praticamente un po' plastificato, essendo ricoperto. E ora pelliamo la testina di un cotton fioc, tirando via il cotone e tenendolo da parte perché dopo serve. E poi attaccheremo questo cotton fioc con della colla per ciglia finte sulla mano, tenendolo un po' piegato. Vuole essere una specie di tendine esposto nella ferita aperta. Copro l'estremità con altra acqua e farina. Poi ci appiccico un po' di fondotinta e lo metto su tutta la mano anche per non far vedere la differenza del colorito. Sollevo i bordini che intanto si sono un po' seccati, ma non del tutto. Poi vado a mettere un altro po' di acqua e farina nell'estremità del bastoncino. E ci metto sopra del cotone, quello che c'era nella testina del cotton fioc, per coprire meglio le estremità. Copro di nuovo col fondotinta. Sollevo sempre i bordini. Poi vado a fare un'ombreggiatura nei bordi per dare maggiore effetto di profondità. Ora metto un rossetto vecchio di Lancôme dentro tutta la ferita, cercando di sfumarlo un po' con il nero. E faccio un po' di ombreggiature nere anche sotto ai cosi che sono sopraelevati. Dopo aver colorato anche i bastoncini, vado a mettere un altro po' di cotone in giro, così a casaccio per la mano, e lo copro con del sangue finto in gel. Ovviamente va bene anche un altro, qualsiasi colore, un po' cremoso, rosso. Poi coloro il pezzettino di carta con del fondotinta. E poi andrò a sporcarlo anche lui col sangue finto. Faccio delle righine come sfumaturine bianche sui tendini. Poi vado a mettere questa cera che sarebbe la copertura del galbanino. Se lo mettete sul termosifone si scalda subito e si scioglie e lo potete modellare. Poi copro il tutto col fondotinta, lo scurisco in certi punti perché si presuppone che un dito mozzato diventi marcio, e va nell'intercapedine, insomma, tra i due pezzi metto del nero. Poi colo su tutto il finto taglio il solito sangue finto in gel. E poi vado a schizzarci delle gocce di sangue finto più liquido. Questi si trovano alla Coop in vendita pochissimo sotto Halloween o Carnevale, oppure potete usare del vino rosso. Questo è tutto, vi saluto e vi mando un bacio. Ciao!